Sì, non è tutto di braccio, ma è tutto completamente usato qua dentro. Yeah! Per farvi delle condizioni, grande giocatrice di Tetris. Questo perché senza il Tetris questo non si può fare. Ok, coltello in faccia, valanghe di libri. Iniziamo. Questa è la continuazione del... Non ce la posso fare. Del boccone di marzo. Adesso, dopo il video di tutti i libri nuovi, carini e coccolosi che abbiamo preso, c'è un video molto più interessante. Cioè, tutti i libri usati che ho comprato in questo mese, tra libraccio, mercatino e così via. Quindi forse adesso faccio un attimo l'ordine su come presentarveli e iniziamo. Ho fatto un attimo di ordine per categorie, non so quale categoria presentarvi. Non ce la posso fare. No. Perché Per contare quanti sono? 19. Partiamo. Come prima categoria, vabbè, vediamo tutti gli acquisti fatti su Libraccio. Quindi io mi appresto a Allora, sul libraccio, a parte il sole proprio illumina di mezzo, ho preso qualche romanzo e poi qualcosa, noterete, davvero molta molta storia in questo ordine di libraccio. Allora, come prima cosa, qua c'è Umberto Eco, Il pendolo di Foucault. Questo mi mancava e... Beh, che dire, non vedo l'ora di leggerlo. Sì. E questo ho preso 4,52 euro. Mi rimetto in ordine, perché poi dovranno entrare tutte cose in libreria. Ma come? Poi ho preso di Eva Stachniak. Scusa Eva se sbaglio il tuo nome. Il Palazzo d'Inverno, questo è un romanzo storico che narra di una dama di compagnia, penso, di Caterina la Grande, e ci sono intrighi di palazzo. Vabbè, andiamo avanti. La cosa terribile di questo libro è che comunque la prima edizione. L'ho pagata a 6,95, quindi pure questo metà prezzo. Che io apro lo scatolo, apro. Sì. Tu che nella prima pagina del libro hai fatto. Non è nemmeno un'equazione. Cioè, sapete spiegarmi cos'è? Io non lo capisco. Tu che hai fatto questa cosa, no. C'è un girone dell'inferno per te, sappilo. Però il libro è nuovo, alla fine non mi presenta più danni. Poi L'ultimo lupo, l'ho pagato 6,50, è praticamente nuovo immacolato con questa copertina morbida morbida, mi sono bloccata perché ho sentito il rumore. L'ultimo lupo è dietro, non si cattura un dio per farne uno schiavo. Lupo, sì, comunque il titolo del romanzo, diciamo. L'ultimo lupo è il titolo del film, ma il romanzo è il totem del lupo, infatti. Nessuno è perfetto, quindi denominiamo i libri con i titoli dei film. Ora. Chiunque odia la storia, preparatevi a 4-5 minuti di ok, ma questa è pazza. Perché prima abbiamo questo qua, che è Machiavelli, Il Principe. Io l'ho studiato a scuola, ma non ho mai letto la versione integrale, quindi andiamo così a comandare. L'ho preso a un prezzo di 2,95 euro. Poi abbiamo dei saggi su tre grandi donne. Il primo è un saggio di Geneviève Castaigne. Non lo so, su Lucrezia Borgia. Sì, diciamo che Borgia sicuramente è la famiglia, la potenza che più intriga il
intriga il mio pensiero, sì, io ho letto i Borgia di Dumas, leggo biografia su Cesare Borgia, ecco, non poteva mancarmi questa qua, perché sì, cioè, i Borgia, so i Borgia, stica, quindi, vabbè, andiamo avanti. Altro saggio, altra grande donna, altra storia che pervade in onda i nostri pensieri, è questo qua di Caroli Erickson, La grande Caterina. Sì, da questo book haul di marzo avrete capito che io amo la storia, amo la Russia e amo la Nuova Zelanda. Sì, sì, sono così io. Questo ho preso 4 ore e 13 e non vedo l'ora di leggerlo. Non so se leggere prima questo e poi il romanzo, quello di poco fa, Il pazzo d'inverno, o viceversa, ma li leggerò subito. No, subito no, e poi vi spiego il perché. Ok, ci sta un cambio in quadratura perché un attimino è successo il fuoco. Aiuto. Altro di Caroli Erickson è Maria Antonietta. Altra figura abbastanza affascinante della storia. Vedremo un po' cosa si evince da questa lettura. Io ho visto che Caroli Erickson è questa autrice americana che fa veramente, cioè, fa solo saggi su donne. E quindi se voi avete letto qualcosa, consigliate, no? Fatemelo sapere, vi prego, perché ho comprato 2 libri suoi e... Vabbè. Poi... Questo era tutto ciò che era il libraccio. Tra parentesi, ne arriva un altro ordine libraccio. Però il libraccio sappiamo, ordiniamo e quando arriva, arriva. Quando lo reperiscono, reperiscono il libro. Ora andiamo tutto mercatini usati che ho trovato nella mia città. Sono contenta, è una cosa che vi vorrei vedere alla fine. Veramente contenta. Tornando in Russia, nel frattempo, questo l'ho preso a 5 euro, Il mistero della sala d'ambra. Questo l'ho visto poi sul libraccio, però siccome già l'ordine è arrivato a cifre, diciamo, impegnativo, ho detto aspetta, poi vado al mercatino dell'usato e l'ho ritrovato. Mio. Questo è un romanzo, un'indagine su quello che è la sala d'ambra. La sala d'ambra era questa sala immensa ricoperta d'ambra che si trovava appunto all'interno del palazzo d'inverno e fu costruita anche la sala d'ambra dalla grande Caterina, ma durante la seconda guerra mondiale i tedeschi cercavano di rubare la sala d'ambra. Arrivati all'interno del palazzo non trovarono più un solo pezzo d'ambra, ok? Quindi questi ricercatori hanno iniziato a indagare e a investigare su dove fosse finita l'ambra della sala d'ambra. Non so come finisce la storia, so solo che, stavo dicendo in inglese, ai nostri giorni, diciamo, è possibile visitare la sala d'ambra all'interno del palazzo, che contiene solo ricostruita, perché sono solamente pochi i veri e autentici pezzi d'ambra con cui fu costruita, ecco. Quindi all'interno ci sono foto, reportage, veramente un libro, sì, interessante. Poi, questo tonsia di una mia amica con cui sono andata insieme al mercatino, Cigni selvatici, la vita di 3 generazioni di donne, nonna, madre e figlia, durante la dittatura di Mao in Cina. Certo, le condizioni non sono le migliori, l'umidità ha fatto strage di questo libro, però voglio leggerlo. Ho letto il primo capitolo e veramente penso che sia, cioè, per il primo capitolo che ho letto, veramente un'ottima, ottima storia e comunque è un ottimo modo per conoscere ciò che sono le tradizioni della Cina, quindi spero di leggerlo al più presto. Sono stanca. Poi questo, 1,70 euro, i Bundaberg penso, di Thomas Mann, la mia pronuncia evitatela se è sbagliata,
Questo l'ho cercato disperatamente dopo che Ilenia Zodieco aveva fatto una recensione veramente grandissima di questo libro, quindi ok, vai con Thomas. Poi a Palermo c'è un grande magazzino di vendite fallimentari, quindi spesso io e Fra andiamo e troviamo di tutto. Lui al campo tecnologico, io dalle stronzate ai libri. Contentissima, infatti due libri, che cosa avevo detto? Ve li lascio alla fine quelli. Allora, tanto per iniziare ho trovato questo e l'ho preso. In questo grande magazzino tutti i libri costano 1 euro e c'è il 3x2, quindi ogni 3 libri uno è gratis, quindi tutto quello che vedrete adesso mi è costato tutto 6 euro. Tornare alla nostra. Il primo libro che ho preso, perché queste cose, oddio, mi intrippano, è Filmare in 8 e Super 8, un manuale direttamente dagli anni 70 su come si filma in 8 e Super 8. Ma comunque veramente ti spiega un sacco di cose sulla fotografia e su una corretta inquadratura, esposizione, quindi favoloso. È vintage. Perché la luce si sposta e mi vado spostando? Ah, è il palo della finestra. Ok. Poi c'era questa collezione bellissima di classici. Ho questa copertina verde. Maestri dell'Ottocento, penso. Della Map. Non lo so. Comunque molti classici li avevo, quindi non ho potuto prendere tanto, se no. Comunque ho trovato di Asbjørnsen, Racconti popolari norvegesi. Già, quando tu scrivi racconti popolari norvegesi hai vinto. Sì, sono l'umido, ne fa di casa, ma sì, sono carini, tascabili. Poi io, dove li andiamo a trovare racconti popolari norvegesi? A 1 euro. Poi ho acquistato La figlia del capitano di Pushkin. Sì. Mio. Poi sempre di questa collezione. Nel frattempo continuo ad aggiustare lì. Ho acquistato L'anima di Napoleone di Blois. Questo autore lo ricordo perché a scuola, quando andavo a scuola studiando o il saggio breve o proprio Napoleone, abbiamo letto un passo da questo libro, quindi mio. Ok. E ultimo, vabbè, questo perché non dovevo mancare nella mia libreria, l'ho trovato 1 euro. Foscolo, tutte le poesie. Io e Ugo abbiamo questa relazione molto, questa corrispondenza d'amorosi sensi, ecco. Poi altra cosa, che poi quando ho letto il prezzo in lire dietro 20, ho detto ma veramente. Le pagine più belle della letteratura su seduttrici, il buio e seduttori. Qua c'è tutto l'elenco di autori estratti che possiamo trovare, quindi sono estratti da Via col Vento, estratti da, non lo so, però ad esempio estratti dal Giovane Holden. E poi c'è carinissimo, lo troverò, estratto di Vorrei Pace. Insomma,
Mi è piaciuto a parte questa copertina rosa che va, beh, ma 20.000 lire? Lo vendevano 20.000 lire? Ok, comunque io... Ecco, giallo, anonimo, cosa mi vuoi dire? No, questo è Antonio Scarmeta. Il postino di Neruda, romanzo da cui poi è stato tratto il famosissimo film con Massimo Troisi, Il postino. E quindi voglio leggere tutto. Sì, io voglio leggere il mondo praticamente. Poi, rullo di tamburi, e questo vabbè, vi illumino. Ho trovato prima questo, Renato Guttuso, Discorsi di gioventù. Praticamente è un libricino che racchiude tutti gli articoli che Guttuso scrisse per il giornale L'Ora. Quindi sono dei piccoli passi su come lui intende la pittura, su come lui intende quello che circondava il suo essere, la sua vita. Io sinceramente ho cercato libri di questo libro nella ricerca anche bibliotecaria nazionale, è l'unico libro che sono riuscita a trovare, è un libro che tengo nella biblioteca di Palermo, ma non ho trovato altre copie, non lo so, però sono felicissima. Poi l'ultima conquista è una prima edizione dell'anno, vediamo se ricordo male, dell'anno 57 di François Sagan, tra un mese, tra un anno. Sì, è rovinato, lo so, ma nel 57? No, mio padre doveva ancora nascere e i miei nonni ancora si avevano sposare, quindi cioè, meraviglioso, veramente meraviglioso. Io continuo a stare con questo palo della finestra in mezzo, ma sì, questo è la faccia doppia, quindi questo libro è stato un'emozione, un'edizione Bompiani del 57. L'odore è qualcosa di unico, io non so se sia una roba da persone sane o insane quello che ho fatto in questo mese di marzo, contando ancora mi deve arrivare un pacco di braccio e arriverà ad aprile, ma questi erano gli acquisti nuovi usati del mese di marzo. Spero che vi sia piaciuto il video e al prossimo video. Ciao!